Luigi Melis, candidato al Consiglio regionale della Lombardia con Fratelli d'Italia. Siamo arrivati sostanzialmente al termine di questa campagna elettorale. Com'è andato questo percorso? Diciamo un percorso che è stato fatto per tutta la provincia di Varese, andando a visitare anche i paesi più piccoli. Ecco, uno spaccato di quello che è la nostra realtà, una fotografia di quello che sta succedendo oggi nella nostra provincia, nel nostro territorio. C'è molto da fare e il nostro impegno, come Fratelli d'Italia non mancherà a tutto il comparto produttivo, quindi da tutte le associazioni di categoria, per finire poi i temi più importanti come possono essere quelli della sanità, della sicurezza e dei trasporti. I temi sono tanti, gli argomenti riguardano, come diceva, tutto il territorio provinciale, però da ex sindaco di Solbiate-Olona, dove tra l'altro chiude la campagna elettorale, immaginiamo che ci sia un'attenzione particolare per la Valle Olona. Assolutamente sì. Il tema principale è la semplicità, semplificare per le aziende, semplificare la vita ai cittadini con soluzioni concrete, pragmatiche che si possono realizzare senza ulteriori lungaggini. Il nostro compito come Fratelli d'Italia è quello di essere al fianco del cittadino, al fianco dell'imprenditore, facendo correre chi ha voglia di correre. E per quanto riguarda invece la Valle Olona, un tema molto importante, quello del nostro territorio, riuscire a mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze di questa nostra valle. Fratelli d'Italia è reduce da un risultato importante conseguito alle elezioni politiche. Quali sono le sensazioni e gli auspici per questa tornata regionale? Beh, se andremo a riproporre il risultato, quindi vicino al 30%, l'auspicio è quello di avere tre consiglieri regionali per il territorio della provincia di Varese. Questo è l'obiettivo e quindi tutti i candidati si stanno dando da fare per dare il meglio di se stessi.